Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. Primo veicolo abbiamo... è un po' grandino, raga. Cominciamo con un Phantom Wedge che ha messo un po' male. È una rampa mortaio, quindi andremo da Uses forse. Partiamo dunque, la velocità di 300. Tua madre. Ah, perché becca. È vero, perché va verso l'alto. Ma che due coglioni. Vedete, raga, il problema delle rampe improvvisate. Che succede sempre qualcosa di poco piacevole, tipo questo. Stavo dicendo, non abbiamo visto assolutamente niente. Andiamo col primo veicolo randomizzato, che è appunto il Phantom Wedge. Vediamo se non si scana avanti. 300, appunto, partito. Vediamo il salto. E questo, raga, ho messo 100 multipli. Quindi ne è veramente una vaccata incredibile. Ritornerà senza ombra di dubbio GTA Online. Voglio farla appena mi arriva il legato. Finisco di prendere i pezzi del computer. Poi, raga, ricompro il legato. Prossimo veicolo randomizzato. Porca vacca, proviamo. La sarà sicuramente vagata come uno schifo. Parte, accelera. Puttana vacca, raga, questo missile. E raga, tanta roba. Beh, insomma, pensavo di più. Però, raga, ha fatto la stessa velocità. E in una rampa mortaio, una distanza del genere, è una cosa spettacolare. Andiamo col prossimo veicolo, che conteremo appunto sulla classifica di questa rampa. Vedremo qualcosa di buono, me lo auguro. Perché, raga, assolutamente, a parte che è un po' scomodo. Porca puttana, quando mi viene fuori la gara Virgo Classic, temo sempre l'Emperor. Virgo Classic per le Muscle, non faccio scherzi. Vada giù, perfetto. Acceleriamo, andiamo appunto con il secondo veicolo, sperando che faccia più dei 340, santo dio, tanta roba. Atterraggio, insomma, così così. Sbatte un po', però, raga, arriva qua. E questa, raga, è la sua posizione. Primo posto, niente da dire. La Virgo Classica è veramente fortissima. E andiamo subito col prossimo veicolo randomizzato, che sono certo, raga, salterà fuori qualcosa di figo. Vediamo. Pom. Porca vacca, via. L'Achino. Tutte auto che somigliano all'Emperor. È una congiura, raga, non si può. 340, niente male, però. Va su, torna giù, prendiamo la sua posizione, che... dove sono andato? Secondo posto, Progen Tyrus per le Super. Vediamo se riuscirà a superare i 340, 350, assolutamente sì, è il king della velocità. Vediamo cosa ci fa adesso di bello. Supera l'Achino, ma si mette sicuramente alle spalle della Virgo, che ha fatto molto di più, poi dipende. Se atterra bene, ragazzi, la può fare, ma non è facile atterrare bene qua. Giù a razzo, poi si blocca praticamente. Secondo posto però, ragazzi, niente male, niente male. Prossimo veicolo randomizzato, una moto, niente moto. Abbiamo, attenzione alla peyote, non mi dispiace. Questa pilota qua è buona per esportare le classiche, mentre la Gasser è un po' problematica. Quindi, raga, ci è andata anche piuttosto bene. Vediamo dunque. Raga, attenzione che la peyote fa grandi cose. Primo posto, raga. Dunque, andiamo, raga. Prossimo veicolo randomizzato. Un trattore. 270 ci sta. Terra bene. Peccato, io, raga, ci credevo in sto trattore. Pensavo potessi fare qualcosa di più, ma purtroppo è molto pesante. Quindi ferma la sua corsa in, direi, quarta posizione. No, quinta, addirittura. Passiamo col prossimo veicolo randomizzato. Vediamo cosa ci sputerà fuori questa volta di bello. Il random sarà qualcosa di bello? No. No, assolutamente. Beh, invece no, raga. Outrink Sabre della classe per le sportive. Non mi dispiace. Vediamo oggi sputa. 350 il record. Non li eguaglia, però tanta roba lo stesso. Raga, la posizione è questa. Terzo posto. Tanta roba. Attenzione. Terza posizione per questa Outrink Sabre, che mi piace veramente un sacco. Comanda ancora una peyote per le sportive classiche. In seconda posizione abbiamo la Virgo. E in terza posizione abbiamo assolutamente la Outrink Sabre. Andiamo col prossimo veicolo, che sarà un furgone sicuro. In Ponte Nightshade. Poteva essere qualcosa di un pochino più bello. Va bene lo stesso, dai, ci sta. Tra l'altro hanno mai vinto. L'Emperor sì, ha vinto. Ma Lando non ha mai vinto, mi sembra. O ha vinto. No, non ha mai vinto Lando, per fortuna. Raga, la Nightshade fa un bel salto per gli standard attuali, diciamo. Si mette in quinta posizione più o meno. Dai, che è andato allo stesso punto. Che palle. Mi sposto un po' più sopra. Mi metto un pochino qua, dai, va bene. Non è precisamente lì, però va bene. Dai, raga, ci sta, ci sta, ci sta. Prossimo veicolo. È andato anche più avanti di quella che non mi ricordo il nome. Forse era l'Achino. Forse sì. Sta vincendo, raga, una... porca vacca. Intanto abbiamo la Comet. Questo è il suo saldo. Comunque non mi pare niente male. Vediamo se si immerge. Qualcosa di bello. Cioff. Atterraggio buono. Poteva fare meglio, poteva fare peggio. Questo è vero. Ma intanto, raga, la sua posizione è questa. Riemerge. Prendiamo la posizione, che è questa. Si trova al momento in quinta posizione. Raga, vi giuro che tra poco, seriamente, non sto scherzando, non parlo più, c'ho un mal di gola allucinante. Prossimo veicolo randomizzato. Vedremo qualcosa di bello, me lo auguro. Le rose sono rosse, le viole sono un aereo. E poi abbiamo questa cosa qua che non salta niente. Dinka Jester Classic. Porca vacca. Vediamo dunque. 312.
circa. Vediamo, infatti. Sandro che ci sta molto. Vediamo se riesce a combinare qualcosa di bello. Se te la viene ce la fa. Beh, questo è il suo segnalino, raga. Passiamo col prossimo veicolo randomizzato. Vi giuro, mi sto affogando. Raga, prossimo veicolo randomizzato. Vediamo cosa ci sputa fuori stavolta. È random, attenzione, interessante. La Michelli GT, lampadate sportive classiche. Il record è di 3,50. 3,50 pigliati, non mi dispiace. Andiamo, raga, posizione abbastanza buona. Quarto posto per la Michelli, raga. GG per lei. Andiamo, raga, col prossimo veicolo randomizzato. Ok, ancora una Jester. Minca Jester. Vediamo cosa ci sputa fuori. Vada, 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 vada. Sconfigga. Non mi ricordo chi c'è davanti, la peyote. Supera quest'ultima, trova il segnalino. Meglio per lei, assolutamente. Passiamo subito col prossimo veicolo. Comanda ancora, però, la peyote, mi pare. E raga, andiamo col prossimo veicolo randomizzato. La Michelli, raga, mi ha stupito. Non pensavo facesse qualcosa di buono. Dammi fuori sto pagliaccio maledetto. Questa è bellissima, Entity XXR. Però la deportanza alta, questo vuol dire che inizia a roteare. Mi piace però, raga, sta roba. Mi piace veramente tantissimo. Atterraggio fantastico dalla XXR. Attenzione, raga, primo posto della XXR. Cosa si combina sto veicolo? Santo Dio, raga, stanno vincendo le super con una macchina che non ha mai vinto niente. Andiamo, raga, subito col prossimo veicolo. Dio santo, non parlo più. Il tecnico, le salvo. Oddio, quanto è veloce. 3,30. Bel technical. Atterraggio, ma insomma, però è pesantino. Ma sto punto. Oh cavolo, non l'ho mai visto sto coso qua sotto. Ah sì, dove c'è il coso scassato, è vero. Stiamo vedendo delle cose piuttosto ubriache oggi. Comunque, comando una XXR. Andiamo subito col prossimo veicolo randomizzato. Voglio un maledetto Freddy il pagliaccio che non spunta neanche a piangere. Le rose sono rosse, raga, ma le rose sono assolutamente blu. Freddy il pagliaccio, raga, il rullo di tamburi. Non è Freddy il pagliaccio questo. Oh, ce l'ho Penetrator per le super. La Penetrator, speravo sverginasse un po' qualcosa su sta rampa. Ma a sto punto penso proprio che sarà una grandissima delusione. Prendere la posizione non penso proprio. Questo è il suo triste destino, a pescare tonni, raga. Sale su, sale su, torna giù. La posizione è questa qui. Lo trova di poco, una piccola gioia. Ma allora, cavolo, fa veramente schifo quelli dietro, santo Dio. Cioè, questo ha fatto veramente schifo. Prossimo veicolo randomizzato. Una barca, no, niente barca. Abbiamo, attenzione, che taglia erba. Attenzione, raga. Cosa farà su taglia? Non vada mica giù, se lo deve proprio sognare. Vediamo, che saltella, raga. Cosa fa? Ma salta, raga, è pazzo. Vediamo cosa fa su taglia erba di bello 330. A me piace, vediamo. Se... no, insomma, poteva fare meglio. Terzo posto, raga, secondo me. È il terzo posto, io, raga, direi di sì. Perché se guardiamo attentamente, quella sotto è leggermente più a sinistra. Di conseguenza, raga, terzo posto. Abbiamo il nostro tanto amato Vapid Slam Van Future Shock. Ovvero, raga, il taglia erba. Prima abbiamo un Entity XXR. In seconda posizione abbiamo la peyote. E in terza posizione abbiamo il taglia erba. Andiamo avanti, raga, con il prossimo veicolo randomizzato. Cristo iddio, il Seminole, che fa un'entrata un po' particolare. Ma raga, mi piacciono queste entrate un po' da cretini, no? Non è vero. Mi piacciono queste rampe brevi, raga, perché può vincere chiunque. Non ha neanche la portiera. Si è fatto la fiancata praticamente. Raga, ci sta. Mi piace, dai. Prossimo veicolo. Ma il bazzo vuole commerciale di Geppo lo zingaro. Cosa sta facendo? Vada avanti. Un po' più avanti. Vai così. Ok, ci siamo. Vediamo un attimo. Vai. Atterraggio. Insomma, però... comunque i ciclatori commerciali possono fare qualcosa di buono. Vediamo un attimo. Dai, raga, brutta roba per il mule. Madonna, che brutta, raga. Cioè, il mule, protagonista indiscusso del quarto torneo delle rampe, mi pare. Mi fa veramente una roba allucinante. Non è possibile. Dunque, raga, andiamo col prossimo veicolo randomizzato. Raga, attenzione, perché queste comet qua strane sono molto... cioè, sono sbroccate, guardate. Sulle brevi distanze. Raga, sono incredibili. Pensate se becco un jet o un elicottero. O anche l'aereo, perché passano un sacco di veicoli militari qui. Mamma mia. Prossimo veicolo ancora. Vediamo chi ci sputa fuori sto random maledetto. Le rose sono rosse, le viole sono... oddio, che sta figata. Da quando esiste? Ha la deportanza alta, ma ovvio. Quindi, raga, potremmo vedere dei miracoli da parte sua. Magari è una nuova cosa, non lo sappiamo. Questa è la sua posizione. Non mi dispiace, non mi dispiace affatto, raga. Boh, io direi che il segnalino non se lo trova. E andiamo col prossimo veicolo. Raga, ormai ci avviciniamo verso la fine di questa rampa. Mancano pochissimi veicoli ancora. Madonna. Ne facciamo ancora 4, raga, perché io veramente sto peggiorando di brutto. Vada, si è incastrata, maledizione. Prende il volo, raga, questa è la sua schifezza. Vediamo cosa ci combina di bello. Raga, fa una posizione di merda, neanche la segniamo. Andiamo col prossimo veicolo. Andiamo col terz'ultimo veicolo randomizzato, perché c'erano ancora gli ultimi 4. Questo è il quarto. E andiamo subito con il terzo, che sarà ovviamente, raga, Freddy il pagliaccio. Non mi trombi il coso. Prossimo veicolo. Sì, raga, ce l'ho gioco. Non recuperi. Non posso urlare, raga, ma abbiamo il jackal. Vada, vediamo. 340, non ci credi questo jackal. Vada, attenzione, raga, se vince il jackal, raga, veramente. Ce la può fare. Vada sotto.
Santo Dio. Raga, secondo me la seconda posizione l'ha trovata. Però non lo so perché la peyote era atterrata veramente molto bene. Quindi vediamo. Va sotto la sua posizione. Questa, raga, il Jackal si mette in seconda posizione. Togliamo, raga, questo segnalino lo mettiamo. Questa è tanta roba per il Jackal che trova sul finale, come terzo ultimo veicolo, la seconda posizione. Comanda l'XXR, seconda abbiamo le coupé con il Jackal. In terza posizione abbiamo peyote per le sportive classiche. Ma nulla è ancora deciso, come direbbe il buon Borghese, perché abbiamo ancora due veicoli randomizzati che potrebbero essere Freddy il Pagliaccio, potrebbero essere il Burrito, potrebbe anche purtroppo essere Lando, potrebbe essere l'Emperor. Prossimo veicolo, raga, la Stinger. Sono strozzi che non mi vogliono far urlare. Finale, raga, col botto proprio. Grotti Stinger, sportive classiche. Confido in questa Grotti Stinger, vediamo cosa ci combina. Salta la Stinger, questo è il suo salto, raga, direi che sia decisamente tanta roba, però accelera. E quando accelera vuol dire sta precipitando, il che non è mai un buon segno. Se la vince l'XXR, assolutamente sì. Posizione dietro addirittura al Jackal, non prende neanche la peyote, raga, si mette qui, si mette in quarta posizione. Tanta roba per lei. Come ultimo veicolo, Freddy il Pagliaccio, me l'avete pronosticato. Dato che le rose sono rosse e le viole sono blu. Caro il mio Freddy il Pagliaccio. Da questo siamo caro armato. Andiamo, raga. Ultimo veicolo randomizzato di quest'oggi, poi morirò con la voce. Abbiamo, non proprio, prossimo veicolo. Oddio, no. Ultimo veicolo randomizzato di quest'oggi, abbiamo il Journey. Ma attenzione, perché un furgone sulle brevi distanze fanno tanta roba. Raga, è una distanza breve, 100 multiple è un furgone. Per quanto possa essere brutto, col tetano, eccetera, 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 raga, non sarei del tutto convinto. Vada, ci regali un'emozione. Non è vero. 310, santo Dio. Che brutto salto. Oh, attenzione, no, sto cazzo, raga. Vado, se vince il Journey. No, non vince. Raga, non trovo il segnalino. E purtroppo, dato che io non riesco più a parlare, direi che questo sia l'ultimo veicolo randomizzato di quest'oggi. Se la chiude, raga, un allucinante Entity XXR. Non ha mai vinto niente. Seconda posizione, una splendida Ogero Jackal. In terza posizione, una peyote per le sportive classiche. Mírame con el debido respeto. Llevo metralletas como amuleto. Le daré al gatillo, te lo prometo.